Monica, per soccorrere Quan, che è rimasto ferito, lascia il convento del Verbo Incarnato. Dopo il lungo e solitario colloquio con Dio e con se stessa, nella ricerca di una risposta ai suoi interrogativi. Le passioni che hanno segnato le vite dei quattro giovani, ahimè, Renato, Quan e Monica, non sono ancora spente. E il ricordo di esse è ancora vivo nei loro cuori. Intanto, laggiù, in Martinica, altre tragedie stanno per scoppiare. Voglio restare soli, io e te. Che importa se soli vuol dire torturarsi con tutti quei discorsi che stringersi non basta, che in fondo non è giusto se poi quello che resta è amaro. Abbiamo i nostri torti, ma ho voglia di baciarti, ho voglia di abbracciarti fortissimo. Pensa, io e te, per sempre qui, stretti, e poi stanchi d'amore, riuscire anche a dormire. Questo lo vedremo presto, Noel. Tutti lo vedranno. Un momento, signori. Le cose ora sono cambiate. Questa discussione è completamente inutile. I ribelli sono fuggiti dalla rupe del diavolo. Cosa dite? Che i ribelli sono... Questo sì che non me l'aspettavate, vero, Renato? Non me l'aspettavo e non lo tollero. Con quali mezzi sono scappati? Ma naturalmente solo per mare. Utilizzando le barche e le lance. Alcuni hanno disertato e sono stati catturati dalle sentinelle. Sotto la minaccia che loro avrebbero pagato per tutti, sono stati costretti a confessare che i ribelli avrebbero cercato di fuggire con il Luzbel, la nave di Quan, che è dall'altra parte della baia. E così ora questa spiacevole faccenda si è conclusa. Non può essere. Non è possibile questo. Mio giovane amico, signor al nemico che fugge bisogna facilitare le cose. No, permettetemi, signor governatore. Sentite, io sono un ufficiale della riserva navale. Vi chiedo dei soldati e un ordine per prendere il comando di un guardacoste e andare personalmente a fermare quella gente. Ma Renato, per favore. Signor governatore, ascoltate solo me. Vi sto supplicando. Vi sto dando i mezzi per giustificarvi. Un momento fa siete stato sul punto di darmi la vostra parola. Vi prego. Va bene e sia. Accetto la vostra offerta. Vi stenderò l'autorizzazione necessaria e speriamo che questa avventura non vi costi troppo cara. Segretario! Segretario! Ma questo è il colmo! Il colmo! Adesso basta! Il colmo è che voi siate dalla parte di quella canaglia! Questo è il colmo! Ma tutto questo arriverà alla fine, avete capito? Io ti giuro che sono un capace! Noel, un momento, Noel, venite con me! Per favore! Andiamo! Ma Quan, che cosa significa? Che cosa succede? Era qui che dovevamo venire, padrone. Sì, è qui dove resterai a curare la signora, difendendola e aiutandola in tutto quello di cui potrà avere bisogno. Io, padrone? Proprio tu. L'affido al tuo coraggio e alla tua forza.
al tuo desiderio di ripagarla in qualche modo del favore che ti ha fatto, salvandoti da quella ferita infettata. Ma Quan, finisci di spiegarti, non riesco a capire niente. Perdonami, Monica. E che cosa dovrei perdonarti, Quan? Cosa succede? Perché siamo sbarcati qui? Perché qui sarai al sicuro. Nessuno ci ha visti avvicinarci. Nessuno ha notato la nostra presenza su questa spiaggia. Ma cosa sta succedendo? Cosa vuoi fare, Quan? Faccio l'ultimo sforzo per salvarti. Ma tu sei pazzo. E gli altri? Gli altri proseguono verso il Lutzbel. Io mi riunirò a loro immediatamente. E tu... Non vorrai lasciarmi. Non posso trascinarti a quello che quasi sicuramente sarà un destino orribile. Ma cosa dici, Quan? Attaccheranno il Lutzbel e non potremo sfuggire con un carico tanto pesante. Ma Quan... Per egoismo ti ho trascinata con me. Mi mancava il coraggio di staccarmi da te, per staccarmi dalle tue braccia. Cosa dici, Quan? Ho sofferto, ho lottato con tutte le mie forze per smettere di essere quello che sono. Ho sognato pazzamente di essere un altro uomo, di fare in modo che la mia vita cambiasse, di riuscire nel miracolo di superare la distanza che ci separa. Quale distanza, Quan? Quella che tu conosci bene. Fai in modo che la tua pietà non menta in questo momento decisivo. Ma non riesco a capire niente. Pretendi di lasciarmi qui, di abbandonarmi. Paul resta per servirti e per aiutarti. E poi sei molto vicina ad un convento. Eccolo lassù, sul monte Parnaso. Là potrai passarci la notte e dopo farti portare a Saint-Pierre. E te la caverai in qualche modo. Ma cosa dici, Quan? Di cosa parli? Non voglio lasciarti. Io non voglio trascinarti verso una morte sicura. No. Impossibile. Perché mi vuoi obbligare a dirti la terribile verità? Io sono pronto, Monica. Non può essere. Gli uomini che prima di partire hanno disertato, a quest'ora saranno stati sicuramente catturati. Li obbligheranno a parlare e diranno dove siamo. Verranno a cercarci, ma io non mi consegnerò di certo a loro. Metterò la prua verso il mare aperto, anche se so che non potrò andare lontano. Allora, hai mentito. Mi hai mentito. Ho taciuto mentre lottavo con la mia coscienza, ma ha vinto la ragione. Io non ho mentito. Hai mentito. E non solo a me. Hai mentito a quegli sfortunati. Per loro non c'è inganno. Conosco bene il loro destino. Hanno la mia stessa sorte. La disgrazia. No, Quan. No. Oh, c'è un po' di speranza. La speranza di una vita miserabile che non fa per te, Monica de Molnar. E se io l'accettassi? Non mi fare intravedere un paradiso che non esiste. Taci, Monica, taci! Addio. Verrò con te anche se non vorrai portarmi! Resta qui! Ti amo, Quan! Ti amo! Monica, vita mia, amor mio. Se continuassi ad ascoltarti non avrei più la forza per fare quello che è necessario. Perché anch'io ti amo tanto, tanto. Quan. Te la affido. Prenditi cura di lei. Difendila con la tua vita e con il tuo sangue. Quan! Devi restare qui. No, non mi lasciare. Portami con te, che cosa mi importa della morte? Quan.
Eccoci qui. Finalmente siamo arrivati. Il viaggio mi è sembrato interminabile e massacrante. Io non ho davvero parole con cui ringraziarvi per lo sforzo che avete fatto per portarmi qui. Oh, era mio dovere. E resterei qui con voi per mettermi al vostro servizio, se le notizie non fossero così allarmanti. Sì, vi capisco. Volete tornare a casa vostra quanto prima, Marcos? Sì, è che l'ultima cosa che mi hanno detto in quel luogo dove abbiamo cambiato i cavalli della carrozza è che la lava del vulcano si era riversata nelle altre valli e che aveva distrutto alcune fattorie, tra le quali l'opificio di Fernando Clerc. Molto vicino a voi, vero? Sì, troppo vicino, per disgrazia. Per questo vi prego di perdonarmi, Catalina. Ma non appena vi avrò lasciato le cure della madre badessa, non appena avrete trovato Monica, riprenderò il mio viaggio. Riprendetelo subito, Marcos. Non è necessario che aspettiate ancora. Spero solo che ci vogliano pochi minuti. No, Marcos. A volte tardano molto ad aprire la porta. Oh, mio Dio. Il vulcano si è fatto sentire di nuovo. Ma che cosa fa la sorella Tornaia che non apre la porta? E io vi prego di nuovo di riprendere il viaggio. Non vi preoccupate per me adesso, Marcos. Le porte della chiesa sono tutte sprangate. Ma a quest'ora lo sono sempre. Non vi preoccupate più. Continuate il vostro viaggio. Tra qualche istante io sarò insieme a Monica. Grazie, Marcos. Andate senza preoccuparvi. Grazie mille. Ma è che mi pare che il convento sia chiuso. Come abbandonato. No, no, non lo è. E non tarderanno ad aprirmi. Andate pure, Marcos. Non vi lascerei se la situazione non fosse così grave. Ma devo recuperare mio fratello Gracian. Credo che dovremmo allontanarci da quel luogo troppo pericoloso. Ma lui da solo non lo farà. Mi starà aspettando. Andatevene, Marcos. Andatevene. Andatevene. Aspettate a vedere se lasciano passare la carrozza. Voi non potete affaticarvi tanto. Oh, cosa importa la mia stanchezza? Devo assolutamente trovare mio figlio. Dalle notizie che ci hanno dato, non deve essere riuscito ad arrivare a Port-de-France. Certo che no, signora. E questo dovrebbe tranquillizzarvi. Non lasciano uscire nessuno dalla città. Al contrario, sta arrivando ogni giorno più gente dall'altro lato del vulcano. È stato proprio da quella parte che è scesa la lava. Ed era di là dove voleva andare Renato. Sì, è uscito deciso a trovare il governatore. Non l'avrà fermato niente, nessuno. Sì, ma dicono che il governatore sia ritornato e che è entrato nel suo ufficio dalla porta posteriore perché c'era molta gente nella piazza. Pare che stia parlando al popolo da uno dei balconi. Ma come non avete sentito quello che diceva quella gente? Oh, quella gente non sapeva niente. Parlavano come dei pazzi ed erano ubriachi. È vero. Ormai tutti hanno paura ed è per questo che bevono. Sì, lo so. È il modo per fuggire dalla realtà. Bere, ubriacarsi. Oh, continuiamo, Janina. Proseguiamo. Se quello che hai detto del governatore è vero, voglio andare in piazza. Entrare al palazzo e parlare con lui prima d'ogni altro. Ecco che arriva Esteban, signora. Ma sta arrivando a piedi. Esteban! Esteban! Siamo qui, vieni! Ah, signora. Ah, signora, vi stavo cercando. Ma cosa succede? Perché arrivi così tanto agitato? Non hanno lasciato passare la carrozza, signora. Neppure a piedi si può arrivare fino alla piazza. Sta arrivando gente da ogni parte. Oh, oh mio Dio! E hai abbandonato la carrozza? Me l'hanno tolta. Ve lo stavo dicendo. Ci sono soldati ad ogni angolo. La gente sembra come impazzita. Andremo fino alla casa del governatore. Ci andremo con qualsiasi mezzo. Ebbene, non so proprio come si possa fare, signora. La gente sta comprando biglietti. Hanno abbattuto la porta della compagnia di navigazione perché dicono che il governatore non lascerà imbarcare nessuno. È meglio che torniamo a casa, signora. Per quell'altra strada potremo passare. No, per favore. Tu sta zitto e lasciami in pace, Esteban. Dobbiamo trovare Renato. Cerca di capirlo.
Io ti ho mandato fino in piazza per scoprire se lo vedevi mentre si avvicinava al palazzo. L'unico che ho visto da lontano entrare a palazzo è stato il signor Noel, il notaio. Noel entrava a palazzo. Bene, adesso sì che dobbiamo arrivarci, Janina. Adesso sì che è assolutamente necessario, è indispensabile. Esteban, tu aprici il passo in qualunque modo. Sbrigati, vai, avanti, andiamo. Signora Monica, non mi sentite? Datemi retta, ve ne supplico, signora. Il padrone ha detto che dovevamo andare a quel convento. È molto vicino. Andiamo, andiamo. Non mi muoverò di qui finché non tornerà Juan. Ma il signor Juan non tornerà. È andato con gli altri a Lutzbel. E mi ha lasciato con voi per aiutarvi, per curarvi. E perché vi portassi fino lassù, signora? Non volete venire là? Non volete darmi retta? E allora me ne andrò da solo fino al convento e chiamerò le suore. Signora Monica. Juan, perché mi hai abbandonata? Oddio mio, che cosa sarà successo? Che cosa può essere successo? Le porte della chiesa sono chiuse. E anche quelle della sacrestia. E qui non risponde nessuno. E nessuno apre. E Marcos... Marcos deve essere già molto lontano. Oh, buon uomo! Buon uomo, vivete da queste parti? Voi sapete qualcosa del convento? Io vivo qui, signora. Come? Che cosa dite mai? Io lavoro per le madri del Verbo incarnato. Vivo nella casetta dell'orto, ma adesso me ne vado perché hanno detto anche a me che potevo andarmene. Cosa che potevate andarvene? Sì. Ma allora le madri e le sorelle? Se ne sono andate ieri. Le suore se ne sono andate? Sì, signora. E se n'è andato anche il padre Didier? A dire il vero, lui se n'è andato prima. È andato via la notte scorsa per aiutare la gente che andava a soccorrere i feriti dell'altra valle. Dio mio, e voi dite che se ne sono andate anche le suore? Anche la badessa? Sono partite con 5 carrozze che le hanno prestato per recarsi in un altro convento che è un po' più lontano dal vulcano. Un altro convento? Ma dove? Ditemi dove. Non saprei dirvi, signora. Io so solo che le novizie e persino le ragazze che aiutavano nei servizi sono andate a un altro convento dalle madri del Verbo incarnato. In questo convento c'erano degli ospiti. Ce n'era una, perlomeno. Monica de Bolnar. Ah, sì, certo. La signora Monica. E anche la signorina Delia e suo fratello. Che ne è stato di loro? Monica se n'è andata con il Lefebvre. Vi riferite a quella Monica che è la moglie di Juan del Diablo? Naturalmente che mi riferisco a lei. Ma dov'è andata? Dov'è? Per caso non è qui che l'ha portata suo marito alcuni giorni fa? Sì, l'ha portata qui. Ma lei se n'è andata di nuovo con lui quando è cominciata la rivolta a capo del Diablo. Se n'è andata di nuovo con lui? Sì. E adesso è là? Certo, deve essere là, perché i soldati non hanno lasciato passare nessuno. Monica, figliuola, al capo del Diablo. No, ci sarà un modo per arrivare fino là. No, signora. Vi ho detto che non lasciano passare nessuno. E poi ci sono state alcune scaramucce con i soldati. Ho sentito dire che erano scappati via mare, signora. Oh no, è impossibile. Beh, la verità è che io ne so davvero poco. Ma fino a ieri non si parlava d'altro in tutta la città. Ma da quando è cominciata questa storia del vulcano? Buon uomo,
Buon uomo, forse voi potreste aiutarmi. Io sono la madre di Monica. Ah, sì, certo. Voi venivate a trovarla al convento. Sì, mi era già parso d'avervi vista. Ma voi siete la sì, signora... Devo trovare mia figlia a ogni costo. Io sono venuta attraverso mille pericoli solo per trovarla. Ho bisogno di sapere dov'è. E parlare con il Lefebvre. Io non so. Non so. Mi è venuta in mente una cosa, signora. Vostra figlia non è molto amica del notaio. Sì, il notaio Noel. Sì, sì. Sì, sì, certo. Certo. Allora andate a casa sua, signora. Non sapete dov'è la sua casa? Sì, sì, è a casa di Noel, sì, lo so. Oh, come ho fatto a non pensarci prima? Noel deve ben sapere qualcosa. Io ci andrò subito. Per favore, buon uomo, cercatemi una carrozza. No, non è necessario. La casa del signor Noel è qui vicina. E se voi volete vi posso accompagnare. Sì, sì, credo che vi darò questo disturbo. Non sarà un disturbo. Si vede che siete molto malata. No, no, non sono malata, ma non ne posso più per l'angoscia e per la stanchezza. Andiamo presto, buon uomo. Andiamo. Quando Dios, quando il diavolo. Se potessi seguirti, se potessi. Ma come fare a trovarti? Come venire fino da te? Monica! Monica! Ma sei tu veramente? Non potevo credere al ragazzo quando me l'ha Madre. Detto. Madre! Sei qui da sola, abbandonata su questa spiaggia. Ma com'è possibile? Ah, in questo istante, né vedendoti né sentendoti tra le mie mani, posso pensare che tu sia... Capisco la vostra sorpresa. Ma tu eri laggiù al capo del diavolo, assediato dalle truppe. Eri laggiù con tuo marito. Ma dov'è ora lui? Chi c'è qui con te? Nessuno. Solo questo ragazzo che è venuto a chiamarvi. È venuto a chiedermi, a chiederci di aiutarti. E io pensavo che non potesse essere vero, che stesse mentendo, che era impazzito. Anche se quasi stava piangendo, mi ha chiesto di venirti a prendere. Però non capisco, non riesco a capire. Neppure io riesco ancora a capire, madre. Sono da sola con questo ragazzo. Completamente sola. Mi è stato imposto l'obbligo di salvarmi. Con la mia sola forza, contro la mia volontà. Con la forza? Sì, ma a lui... Ma a lui, madre, la mia povera vita importa fin troppo. Ma è incredibile. È incredibile ritrovarti così all'improvviso. Ma tu sei gelata e stai tremando. Devi avere anche la febbre. Tu sei malata, Monica. Vieni con me. Devi venire subito con me. Ma dove, madre? A quel convento. Quello che è sulla cima del Monte Parnaso. Hanno invitato la nostra comunità a rifugiarsi là, in caso di maggior pericolo. Sì, capisco, ma io vorrei... No, tu devi venire con me, con noi altre sorelle. Per niente a questo mondo ti lascerò qui, figliola. Ma madre, io voglio restare qui ad aspettare. Ad aspettare cosa? La nave di Quan. Era laggiù, dall'altra parte della baia. Ma ora non la vedo per quanto guardi. Ma no, certo che no. Sembra che tu venga da un altro mondo, figliuola. Tutte le navi che erano nelle vicinanze di Saint-Pierre sono ormai in alto mare. E anche il Lutzbel. Ne siete sicura, madre? Ebbene no, non ne sono sicura, ma posso ben immaginarmelo. Sembra proprio che si avvicini la fine del mondo. Lo stesso signor Vescovo ci ha ordinato di evacuare il nostro convento dalla spiaggia di Victor Hugo. A causa del vulcano, forse? Ebbene, secondo il governatore non succederà assolutamente niente, ma credo che abbiano persino proibito alla gente di uscire dalla città. Ma noi altri eravamo già fuori e tu con noi. Vieni, andiamo, cara. Ma cosa succede? Perché non ti muovi? Ci porteremo via anche il ragazzo. Ha fatto molto bene a venirmi a chiamare. Aiutate lei, signora. Di me non vi date pensiero. No. Cioè. Do comunque che mi riceverà. Silenzio! Silenzio! Ascoltate il signor governatore! Figli miei, la mia presenza qui oggi è la miglior prova del fatto che ogni allarme è ingiustificato. Io sono venuto portando con me tutta la mia famiglia.
e ci sono anche due uomini di scienza alla cui testimonianza mi sono appena appellato. E secondo la loro autorevole opinione, Saint-Pierre ha ben poco da temere dal Mont Pelé, non più di Napoli dal Vesuvio. Il nostro vecchio vulcano erutta un po', ma non c'è pericolo. Questi piccoli fuochi e questi fiumi di lava alla fin fine, vedrete, si spegneranno in mare. Questa è forse una ragione sufficiente per voler lasciare spopolata una delle più floride colonie francesi delle nostre Antille? Quelli cresciuti ai piedi del Mont Pelé possono ben ridere di tutte queste stupide paure, e io consiglio a tutti di non preoccuparsi e di ridere, perché sono disposto a reprimere con ogni energia le attività di quelli che si divertono a seminare il panico. I vaticini degli allarmisti, così come qualsiasi altra attività che tenda a provocare il disordine. Ancora una volta, chiedo ai nostri vicini di Saint-Pierre che ciascuno di loro torni serenamente alle consuete occupazioni. Invito i cattivi profeti a non insistere, altrimenti saranno rinchiusi in prigione. Signora, signora, guardate là, guardate, il signor Renato. Renato! Mamma! Oh, Renato, figliolo! Mamma, che ci fai qui? Ma che significa? Ma come? Non pensi che sia uscita a cercarti? A me? Perché cosa? Perché, mamma? Come? Non pensi come abbia passato la notte? La notte, morendo d'angoscia, perlustrando fino all'ultimo angolo della città, seguendo i tuoi passi. Mamma, non lo pensi, vero? Non pensi a niente, a nessuno che non riguardi la tua passione funesta. Per favore, adesso basta. Te ne sei andato lasciandomi ammalata. Te ne sei andato via senza dirmi una parola. Ho voluto evitare scene come queste, mamma. Erano già accadute scene abbastanza spiacevoli. Era necessario decidere subito e definitivamente. Sì, lo vedo. Rifugi le conseguenze della tua pazzia. Ma la tua stessa pazzia, a lei non rinunci, anzi l'ammetti. Quella è al di sopra di ogni cosa. Al di sopra della tua stessa madre. Ormai non è più pazzia il mio amore per Monica. Neppure per te può esserlo. Perché Monica adesso è libera. E so che mi ama. Oh, tanto quanto pazzo. Io amo lei, mamma. No, questo non può essere. Ecco, ho qui le carte. Guarda, me l'hanno mandate dal vescovado. Le carte che ha preteso il governatore per darmi l'appoggio necessario ed i mezzi materiali che mi mancavano per strapparla dalle mani di quell'uomo. E Campo Real? Che sarà di Campo Real? Molto presto mi occuperò anche di Campo Real. Con la stessa gente che il governatore metterà ai miei ordini, piomberò su quella gentaglia non appena avrò riscattato Monica. E lo farò, mamma. Lo farò io personalmente. Perché anche se tu mi hai dato del codardo moltissime volte... Oh, figliolo, per carità. Da te stessa vedrai fino a che punto sei stata ingiusta. E lo vedrai molto presto. Aspetta, aspetta un momento, Renato. Il governatore ti ha dato dei soldati? No, non ancora. Ma non me li negherà. Ma ti ha promesso? Tutto il suo appoggio. Vieni con me. Vieni, andiamo. Lo ascolterai con le tue orecchie. Ma certo che vengo. Andiamo. Ma aspetta, aspetta. Non sarai tu a prendere il comando per catturare Juan del Diablo? Questo no, figliolo, questo non lo fare. Ma certo che lo farò. Hai sempre voluto qualcuno che lo schiacciasse. Ma non tu. Cerca di capire. Cerca di capire invece me, mamma. Sai chi c'era insieme al governatore? Sì. So che è Noel che si occupa di questa faccenda. Probabilmente starà cercando di ottenere un'udienza. Sono molto meglio informato. Gli ho già parlato. È stato respinto, ma sono sicuro che insisterà ancora. Tutta la tua vita con l'ombra di quel maledetto Juan. Sì. Tutta la mia vita. Ma non sai fino a dove. Non sai fino a che punto sono arrivate le cose.
Ma questa è l'ultima battaglia. Questa è la mia ultima battaglia. E la vincerò. Devo vincerla. Era qui, stretti. Mi sembra di rubare, però voglio restare. Soli, io e te. Che importa se soli vuol dire torturarsi con tutti quei discorsi che stringersi non basta, che in fondo non è giusto se poi quello che resta è amaro. Abbiamo Vaporella. La povera signora è arrivata piangendo e dicendo meno male. Lei ha una lettera che le ha mandato la superiora. Si dice superiora, signor notaio? Sì, immagino di sì, immagino di sì. Una lettera della superiora del convento, eh? E che cosa dice in quella lettera? Che cosa sta succedendo? Sia lodato Iddio, signore. Pensate un po' come sono le cose. Le dicono che la signora Monica è là. Come? È impossibile. Ma non è impossibile, signore, lo dice la lettera. La signora Monica è con le suore, quelle con le quali stava prima. No, 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 non dire sciocchezze. Neppure le altre suore sono là. Se ne sono andate non so dove. Ma sono lassù, signore, non ve lo stavo proprio dicendo. In quell'altro convento vecchio, vecchissimo, che è sul Monte Parnaso. Il convento del Monte Parnaso? Oh, signore, è vero. E Monica è lassù? Monica è con loro? Ma ne sei sicura? Io no, signor Noel, ma lo dicono nella lettera. E la signora Catalina è in giro a cercarvi perché vuole andare là, ma non la lasciano uscire. Come? Su tutte le strade ci sono dei soldati e mandano indietro carrozza e cavalli. Almeno così dice la signora Catalina. Monica al convento. Monica sana e salva. Ma allora, Renato... La signora Catalina sarebbe tornata qui, signor Noel. Ha trovato una carrozza a nolo con due cavalli e vuole che voi ci accompagnate. Dice che voi vi lasceranno passare di sicuro le guardie e anch'io vengo con voi, signor Noel, perché io ho paura, io ho molta paura del vulcano, signore. Va bene, Anna, va bene. Su, andiamo, andiamo, andiamo. Ma dovete aspettare donna Catalina, signore. Aveva detto che tornava subito, che non tardava. Sì, 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 ma è che prima io devo andare al molo, sai... Cercherò di salire sul guardiacoste e di parlare con Renato. Quando saprà che Monica è in salvo, non avrà più motivo di inseguire Juan. Con permesso, figliola. Sì, sì. Oh, Catalina. Janina. Vuoi lasciarmi in pace? Sei proprio intrattabile, molto maleducata. Adesso basta. Vai in cucina o nelle stalle. Non sei tu quella che comandi in questa casa. Comandano ancora i padroni. Ed il signor Renato mi ha ordinato di prendermi cura della signora e di non lasciarla uscire da questa casa e di non far venire nessuno a disturbarla. Allora adesso puoi stare tranquillo perché la signora in questo momento riposa. Finalmente le hanno fatto effetto i calmanti. E tu? Di me non ti deve importare niente. Di te mi importa, e molto. Anche se sei così ingrata da non considerarmi. Va bene. Va bene. Scusami. Non so... Non so cosa mi stia succedendo. Sembri proprio disperata, Janina. Per questo ti voglio dire qualcosa che ti interesserà davvero. Che cosa? Che cosa è successo? È arrivato Cirillo. E ha portato notizie del signor Renato. Ah, Cirillo. Dove vai? A cercare Cirillo e fargli qualche domanda. È inutile, non c'è. Il signor Renato l'ha mandato a fare un'altra commissione. Si è fermato un istante. Ma il signor Renato, lui dov'è?
E dove dovrebbe essere se non sul guardiacoste? Per me non ti trattenere, Janine. Puoi piangere. Puoi piangere se ne hai voglia. E persino... persino pregare per il signor Renato. Credo che sia l'unica cosa che si possa fare. Dici che è su quella nave? Sul guardacoste? E stando a quanto dicono tutti sul molo, è pronto a salpare e inseguire Juan del Diablo. Hai eseguito il mio incarico? Sì, signore, l'ho fatto. E a casa vostra è tutto tranquillo. E poi... E poi cosa? Mi scusi, signore, se vi supplico di nuovo, ma... Esteban mi ha detto che la signora Sofia stava proprio male adesso. Se voi poteste tornare... Non tornerò da nessuna parte, hai capito? Non dire una parola di più e sbarca immediatamente se non vuoi salpare anche tu. Va bene, signore. Dia ordine di salpare, capitano. Cercheremo il Lutzbel da tutte le parti. Capitano, distaccate subito 6 uomini per una continua sorveglianza. Preparate le lanterne per la ricerca notturna. Gli artiglieri in allarme, che siano sempre pronti in qualsiasi momento. E che nessuno si distragga. La battaglia è all'ultimo sangue. Il Lutzbel non sarà lontano. Ah, signore, che cosa fai, figliola? Niente, signora, stavo solo pregando. Oh, quel rumore orribile. È il vulcano, vero? Sì, sì, signora. Il vulcano. Il cielo è rosso. Cade tanta cenere che gli alberi e le strade sono bianche. Sì, sì, l'ho già visto dalla finestra. Sembrerebbe della neve se non bruciasse. Oh, ma l'aria sembra fuoco, si asfissia. Oh, figliola. Vi sentite male, signora? Mi sento agonizzare. Comunque sono ancora qui. Mi avete tolto tutte le forze che mi restavano, con tutti i calmanti che mi avete dato. Ma che ti succede? Ma perché piangi? Ma che cos'hai? Niente, signora, è solo che... Oh, figliola, mi gira la testa, è terribile. Non posso neppure pensare. È tornato Cirillo? Sì, signora, già da un pezzo. E ora è in cucina con gli altri domestici. Hanno tutti paura. Del vulcano? Sì, signora, del vulcano. Ah. C'è stata un'eruzione dall'altra parte. Ha distrutto 9 villaggi. Cirillo dice che c'è talmente tanta gente in strada che non si può neppure camminare. Arrivano in continuazione. Vengono da ogni parte. Anche tu hai paura? No, signora. A me non importa più cosa succederà. Ma come non ti importa? Prima sono andata fino al molo. Se voi aveste visto il mare. Che cos'ha il mare? Sembrava che bollisse. Ci sono quasi 300 imbarcazioni nella baia. Non hanno dato ordine di partire a nessun altro che al guardacoste. Si sono spezzati i cavi. Quali cavi? Quelli per trasmettere i messaggi. Il governatore non ha potuto avvisare nessuno, né a Guadalupe, né a Dominica, né da nessun'altra parte. E dov'è Renato? Dove dovrebbe essere se non in quell'orribile nave? Su quel guardacoste. Come? Ma cosa dici, Janina?
Sul galeon, signora. Insegue Juan del Diablo. No, non può essere. Mio figlio là. Ha ricevuto quelle carte che aspettava. E ora la signora Monica non è più sposata con Juan del Diablo. E lui è andato a cercarla. È andato con i cannoni e i soldati. Non gli importa che lo possano uccidere. Non gli importa niente. E hai tardato fino adesso a dirmelo. Ma perché non sei corsa nella mia stanza? Perché non mi hai avvisata? Ma perché non me l'hai detto, figliola? Per cosa, signora? Ormai nessuno può farci niente. Oh, farò qualunque cosa, qualsiasi. Lotterò per mio figlio fino alla fine. Presto, figliola. Aiutami. Oh, aiutami, per favore. Non vedi che non posso quasi stare in piedi da sola? Mi gira la testa. Cerca Cirillo, Esteban. Fai qualcosa. Ma dove volete andare, signora? Parlerò con il governatore. Farò qualsiasi cosa. Oh, no, 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 Janina. Io non ho ancora perso mio figlio. Chiama Esteban. Cirillo. Esteban. Cirillo. Venite. Signora Monica. Signora Monica. Non mi sentite? La signora suora mi ha mandato a chiamarvi. Mi ha detto di farvi andare là ad ogni costo. Per favore, signora Monica. Andiamo. Per favore, lo dico io, Paul. Lasciami tranquilla. È che è un pezzo che vi sto parlando e voi neanche mi guardate. E neppure mi rispondete, signora Monica. Signora Monica, io sono qui. Oh, sì, sì, Paul, lo so già. Guarda, vieni, avvicinati. Guarda il mare. Guardalo bene. Guardalo con i tuoi occhi. Perché ormai i miei non lo vedono più a furia di guardarlo. È che ormai è scesa la notte. È per questo che non si vede quasi niente. Non c'è una vela all'orizzonte. No, niente. Da quella parte, sì. Tutte le navi sono vicine al molo. E laggiù? Cosa vedi laggiù? Quella sì che è una nave. Una di quelle navi che portano i soldati. È il galeon. Il guardacoste. Il galeon che va verso il mare aperto. Quella nave è come la polizia. Non esce dal porto se non per inseguire la gente, per catturarla. Questo lo so. E posso ben indovinare cosa succede. Il galeone è partito per cercare Juan. Per cercare il Lutzbel. Ma signora Monica, sta parlando sul serio. Per quale altro motivo dovrebbe uscire Paul? Sarebbe orribile se lo trovasse. Lo affonderebbe o... chissà cosa farebbe. Ma questo chi lo sa? Non vi spaventate così. Anche su Lutzbel ci sono delle armi. E a cosa valgono la polvere e le armi che ci possono essere su Lutzbel contro i cannoni del guardacoste? I nostri uomini sono molto coraggiosi, signora. E il signor Juan del Diablo... Taci. Taci, non voglio neppure pensarci. Li prenderanno. E li faranno prigionieri. No. Il signor Juan ha detto che piuttosto che consegnarsi moriranno. Dio mio. Dio mio, non vuoi proprio avere pietà di lui? Oh, signora, signora. No, non avere paura. Non ci succederà niente. Non ti succederà niente. E a me cosa importa che cosa mi succederà? Qui. Avevate detto ad Esteban che l'avremmo aspettato qui. Ma per favore, fermatevi e riposatevi un momento. Non ne potete più. È orribile che non ci abbiano lasciato proseguire in carrozza. Io credo che dovreste ritornare a casa. Il governatore non parla più con nessuno. Con me parlerà. Janina, dove vai? Non andavo da nessuna parte, signora. Stavo cercando di vedere tra la gente se tornava Esteban. Ah, guardalo. Eccolo che arriva. Per fortuna.
Oh, Esteban. Perché ci hai messo così tanto? Non sono riuscito che a passare adesso. Vogliono tutti entrare a palazzo, signora. Ma le guardie non lasciano avvicinare nessuno al portone principale. Io ti avevo ordinato di entrare da quella laterale, quella dell'altra strada. Sì, sì, signora, sono andato là. Alla fine, poi, sono riuscito ad entrare là e a parlare con il signor segretario, che mi ha detto di portarmi. Bene, ma portarla dove? Taci, per favore. Il governatore vi riceverà, signora. Ma solamente voi e nessun altro. D'accordo, va bene. Oh, Dio mi darà la forza per arrivare fino a là, solo accompagnata, ma arriverò. Oh, tu, Esteban, portami fino alla porta. E tu, Janina, aspettami qui. O vieni con me, se preferisci. Aiutami, Esteban. Vieni anche tu, Janina, vieni. Avanti, vieni, Janina, vieni. Ciao, bellissima! Non vuoi ballare con me? Il sindaco ci ha ordinato di divertirci, sai? Di dimenticarci del Montpellier! Ehi, guarda! Stanno già ballando in piazza! Il governatore ci ha ordinato di buttare giù un sorso ad ogni cannonata del vulcano! Ehi, vieni con me, dai! Lasciami in pace, imbecille ubriacone! Stizzosa, eh? Gatta selvatica! Peggio per te, continuerò a bere senza di te, sai! Ehi, ma è un vero peccato! Avanti, su, butta giù un sorso! Per San Pedro della Martinica, la città che se ne frega del vulcano! Mio Dio, è qui. Ah, finalmente siamo arrivati. Non c'è viaggio che non abbia il suo termine, anche se poi alla fin fine risulta inutile e disperato. Non dite così, Noel. Sapere che mia figlia Monica è in salvo e poterla vedere. Certamente, molto buono e molto santo, ma al momento giusto, signora, al momento giusto. Adesso ormai probabilmente quel pazzo di Renato avrà forse raggiunto quegli infelici del Lutzbel. E saprà Dio. Chi lo sa, signor Noel? Magari il signor Renato è andato per darle e le avrà prese lui, invece. È l'unica speranza che ormai rimane anche a me. È proprio un diavolo, quel Juan del diavolo, signore. Però mi sembra che questo convento sia abbandonato. Ma no, no, non lo è. Le suore staranno pregando. Oh, ma non ve l'avevo detto. Ascoltate quella campana. Chiamano per il rosario. Che strano. Ma come, a quest'ora? Beh, è proprio strano tutto quello che ci succede. Ma che bello, signor Noel. Da qui si può vedere tutto il molo. E Saint-Pierre laggiù. È proprio come quel presepe grande, grande che mettono nella cattedrale a Natale. Oh, signor Noel, guardate la baia, quante navi! Ma l'unica che ci dovrebbe essere invece non c'è. Avanti, fammi il favore di suonare a quella porta, figliola, avanti. L'ora è sconveniente, ma ad ogni modo ci riceveranno. Siamo in ballo e bisogna ballare. Non chiamavano per il rosario, ma per la messa mattutina. Oh, alla messa mattutina di già? Allora vuol dire che sono già passate le 5. Tra poco sarà giorno, signore. E guardate, il vulcano si è spento. Oh. Padrone, guardate, il vulcano si è spento. Adesso non butta più fiamme, non cade più la cenere. Sì, Colibri, era quello che guardavo. E il vulcano ha smesso. Com'è tutto tranquillo adesso, padrone? Sì. Si sta già facendo giorno, padrone. Sì, presto sarà giorno e dovremo allontanarci da qui. Non andremo a terra, allora. Se potessi andarci io da solo. Se avessi qualcuno a cui lasciare il comando della nave. È troppo pericoloso restare qui. Non possiamo stare così vicini alla costa al levare del sole. Allora ce ne andiamo. Dovremo andarcene.
Può darsi che in realtà non succeda niente, ma sono pazzo. Senza dubbio sono pazzo ad immaginarmi una catastrofe che forse non arriverà. Ma perché i pesci muoiono? Perché gli uccelli sono fuggiti? Perché salgono tutti in coperta? Hanno paura, padrone. La paura bisogna vincerla, bisogna superarla. Ognuno al suo posto. E al posto che gli ho assegnato. Julian! Alle vele! Aghi al timone! Rotta verso Santa Lucia. Sono 100 miglia scarse. Padrone! Guardate! Guardate da questa parte! Il Gallio. Sì. Sta venendo qui, padrone. È uscito dal porto per noi. Sicuramente. Ma ci toglieremo di mezzo prima che arrivi qui. Andate tutti nelle stive! Meno l'equipaggio! Lasciami il timone. Stringi forte le corde della scialuppa, Julian! Issate! Issate le vele! Il tempo è dalla nostra parte. Cercavamo in mare aperto e invece era nascosto lungo la costa. Prendete bene la mira, artigliere! Una cannonata corta! Se non si fermerà subito, la seconda all'albero di maestra! Janina! Janina! Sono qui! Cosa c'è, Janina? Cos'è successo? Niente, niente. Meno male che sei arrivata. Calmati, calmati. Ma dov'è la padrona? Dal governatore. Non credo che abbia potuto parlargli. Io ho osato venirti a prendere perché adesso forse sì ci lasceranno entrare. A palazzo? Non vedi che improvvisamente il vulcano si è calmato? Sembra che tutto si sia calmato, Janina. Avanti, andiamo a cercare la signora. Sì, andiamo, Esteban, andiamo. Monica, figlia mia. Mi avete detto qualcosa, madre? Figlia mia, ma questo è il colmo. Hai passato qui la notte. Non sei andata a letto. Non mi è stato possibile. Ad ogni istante aspettavo che succedesse qualcosa. Non potevo muovermi da qui. E questa è stata una vera e propria sciocchezza. Non hai il diritto di abusare così della tua salute e della tua vita quando tanti si preoccupano per te, i tuoi amici e i tuoi familiari. Cosa dite? E specialmente tua madre, Monica. Mia madre? Sì. Non vorrei scombussolare di più i tuoi nervi, ma sono venuti a trovarti, ottenendo per riuscirci dei veri e propri miracoli. Come? Sono venuti a trovare me in questo luogo. Ma chi? I Dotremont, per caso? Oh, no. Qualcuno a cui interessi molto di più. Monica è qui. È qui, donna Catalina. Monica. Mamma. Mamma cara. Oh. Finalmente, figliuola. Finalmente non mi sembra vero. Ero arrivata al punto di pensare che non avrei rivisto neppure te. Oh. Mamma. Ti eri scordata di me, figliuola, ti eri... No, mamma, come avrei potuto dimenticarmi di te? Ti lasciai insieme a un amico che avrebbe vegliato su di te anche a rischio della sua vita, il padre Capellano. Le circostanze mi trascinarono via. Oh, mamma, mamma cara. Che grande consolazione vederti, mamma. Non sai quanto abbia pensato anche a te durante le interminabili ore di questa notte. È che tu non sai, mamma. Sì, lo so. Lo so, Noel mi ha raccontato tutto.
Noel, è venuto con te per caso? Lo devo a lui se sono riuscita a venire qui. È proibito uscire da Saint-Pierre. Lui mi ha portato qui superando ogni difficoltà. Ah, Noel, mio buon Noel. Io non so proprio come ringraziarvi. Oh, lasciate stare, Monica, non è il caso. Mi dispiace interrompere questo momento di intimità familiare. Sono venuto a cercarvi, più che per voi stessa, per qualcuno che ha troppo bisogno di voi. Per qualcuno che spero proprio voi vogliate aiutare, anche se si sono spezzati i legami che vi univano. Come? State parlando di Juan? Voi eravate con lui. Renato Dotremone e tutti gli altri pensavano che vi avesse portata sulla sua nave. Vedete bene che non è stato così. Ha voluto salvarmi ad ogni costo. Per questo mi ha lasciata su questa spiaggia, vicino a questo convento. Ha creduto di compiere il suo dovere abbandonandomi, ma mi ha lasciata disperata. Monica, ma allora voi... Ho passato la notte su questo terrazzo a guardare il mare, sperando di scorgere qualcosa. Allora... siete ben disposta verso Juan? Mi aiuterete ancora una volta? Con tutto il mio cuore, Noel. Ma dov'è lui? Dov'è Juan? Sta già fuggendo. Sta fuggendo sull'Uzbel di certo, con la nave troppo carica per poter andare troppo lontano. E poi è inseguito dal miglior guardacoste armato di cui dispongono le nostre autorità. Allora sono andati alla sua ricerca. Ho lottato con tutte le mie forze per evitarlo, ma Renato è stato più forte. Allora è Renato che lo insegue. Lo stesso Renato ha ottenuto dal governatore l'autorità per comandare il guardacoste, furioso per la gelosia e la rabbia al pensiero che Juan vi aveva portato con lui. Dio mio. Io ho discusso con lui, ma inutilmente. Non ha voluto ascoltarmi. Quando la signora do Molnar ha ricevuto la lettera della madre badessa, abbiamo deciso di venirvi a prendere. Ma la nave che comanda Renato era già in alto mare, dietro all'Uzbel. Di qui non si possono vedere, ma è molto vicino, molto vicino. Bisogna fermare Renato, farlo tornare indietro, che mandino un'altra nave a cercarlo. Io so che Juan non si consegnerà vivo. Venderà cara la sua vita nell'ultima battaglia. Ah, no, mio Dio, fate qualcosa, Noel! Voi siete l'unica persona a poter fare qualcosa. E se siete disposta a venire con me... Subito, Noel. Fuori ci aspetta una carrozza. Torneremo in città. Ci puntano addosso i cannoni, padrone! Non gli darò l'occasione di colpirci. Si avvicinano. Si stanno avvicinando. Ma non ci raggiungeranno. Per favore, devo parlare subito con il governatore. Per favore, aiutatemi, è indispensabile. Ho già avvisato Sua Eccellenza, signora. Gli ho già riferito che voi siete disperata, ma non ne vuole sapere. Sembra che in città siano tutti impazziti. Oh. Segretario, sì, signore? Per carità, ascoltatemi, ascoltatemi. Per favore, Sofia, abbiate un po' di calma. Cercate di capirmi. Mi occuperò di voi non appena avrò qualche minuto libero. La situazione è molto critica. Ma è più urgente quello che mi sta succedendo, signor governatore. Bisogna che voi facciate fermare subito quel guardacoste. Che voi stesso fermiate il mio Renato, ve ne supplico. Non vi rendete conto che si tratta di qualcosa di orribile? Signor governatore, scusate tanto la mia interruzione. Sono appena arrivati dei messaggeri dalla strada di Port-de-France. Sono ancora avvenute delle catastrofi dall'altra parte del vulcano. Il sindaco d'Arlé è qui. Ditegli di entrare. Ascoltate prima me, per pietà. Bisogna che voi facciate immediatamente qualcosa, signor governatore. E cosa posso fare ormai? Vostro figlio ha preteso da me il comando del guardacoste, con cannoni e soldati, e ho lasciato la responsabilità nelle sue mani. Ma questo costerà la vita a mio figlio. No, non lo credo, e vi assicuro che aveva fin troppi vantaggi. E poi sappiate che come tenente della riserva, Renato aveva il diritto a quell'autorità che alla fin fine gli ho dovuto concedere. Oh, fatelo tornare, non vedete, ve lo sto chiedendo quasi basta, in ginocchio. Basta, Sofia, ve ne basta, supplico. Finirete per farmi impazzire. Ve ne supplico, solo voi potete salvare mio figlio. La vita del mio povero Renato è in pericolo, è nelle vostre mani, signor governatore. Signor governatore.
Una notizia della vedetta del faro di San Onorato. Il guardacoste Gallion ha affrontato il Lutzbel e fa segnali chiedendo l'aiuto di un altro guardacoste. Sicuramente per metterlo alle strette. Come? Cosa stavate dicendo? Quello che avete sentito, Sofia. In questo istante deve essere cominciata la battaglia fra le due navi. No. E non posso fare niente. Non posso fare assolutamente niente. Ma se sarà mio figlio quello che morirà, il mio povero... Sarà Renato. Perché lui stesso ha cercato la morte. E ora scusatemi se non posso più continuare ad ascoltare. Oh, 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 signora. Signora, signora, signora. Un altro svenimento. Ha avuto un altro attacco. Dobbiamo portarla fuori da qui. Dobbiamo portarla fino a casa. Ma è Renato. Renato. Il signor Renato seguirà il suo destino, Janina. Per carità, in questo momento... Ma non vi lasceranno entrare in città. Entrare sì, è per uscire che fanno moltissime difficoltà. Ma andiamo ora, e voglia Dio che arriviamo in tempo, perché se quelle navi si sono già scontrate... Oh, le navi! Le navi! Adesso sì che stanno combattendo! Quelli sono i cannoni del Gallion. Quello che temevo, quello che mi aspettavo. Dio mio! Dio mio! Renato non desisterà. Non lo farà finché non l'avrà affondato o catturato. E se Juan non si arrenderà... No, Juan non si arrenderà mai. Oh. Signora Monica, signora Monica. Ma chi è questo ragazzo? Stanno combattendo, li vedete? Signor Noel, sì, e là arriva un'altra nave. Un altro guardacoste, un altro. Oh mio Dio, e anche l'altra nave sta sparando, guardate. Stanno circondando il Lutzbel. No, non potrà scappare, non potrà sfuggire. Gli hanno fatto già falar via una vela. E cercheranno sicuramente d'abbordarlo. Portano molti uomini armati. Non vogliono affondare il Lutzbel, no. Vogliono solamente farli prigionieri. Però voglio restare. Pensa, io e te, per sempre qui, stretti. E poi, stanchi d'amore, riuscire anche a dormire. Thank you.